Carissimi, eccoci qui ancora una volta, siamo di nuovo insieme con il nostro video haul, un video haul ricchissimo questa volta, soprattutto la seconda parte, di cose molto interessanti, molto carine e sfiziose che noi siamo andati a reperire alle nostre bancarelle di fiducia. Allora, come vedete adesso abbiamo alcuni acquisti che sono utili per i nostri, sono i materiali che sono utili per le nostre creazioni. Abbiamo tre file, anzi quattro, 1, 2, 3, 4, 4 file di perline, queste di medie dimensioni, dai vari colori molto belli, molto particolari. Sono su marrone e rosato e poi ci sono delle sfumature bianche. Quest'altra invece sono di dimensioni un pochino più piccole, penso che Rick l'abbia scelta per la creazione di orecchini o di tipo di collana, che ha bisogno di questi requisiti, appunto, le perle un pochino più piccole. Abbiamo un rosso molto chiaro che dà quasi sul rosa. Queste due sfumature di celeste, uno un pochino più scuro e l'altro un pochino più chiaro. Poi niente, abbiamo preso una catena di dimensioni piccole, color oro e sfaccettata. Queste chiusure sia in argento che in oro, il colore naturalmente poi non è che sia argento vero. E poi abbiamo vari pacchetti, 1, 2, 3, 4, 6 pacchetti per quanto riguarda questi separatori. Noi li usiamo sia come separatori che come ferma perle. Quindi ci tornano molto utili perché possiamo utilizzarle in due modi. Qui ce ne sono veramente pochi, però questi color oro e gli altri sono tutti color argento. Oh, come vi dicevo prima, la seconda parte dei nostri materiali è un pochino più sfiziosa. Questi non sono materiali per la creazione, anzi, ci sono solamente queste, sono due piastre. Questa è colore argento come l'altra, questa è rotonda e noi pensiamo di sfruttarla questa in questo modo. Allora, riempendo questo o con delle micro perline, con della graniglia oppure semplicemente con una pietra e poi qui di continuare a lavorarla al lato. La stessa cosa per questa. Questa piastra somiglia molto a questa. È una collana che già conoscete perché avete visto in un video tutorial nella costruzione appunto di questa collana e noi l'abbiamo trasformata così. Originariamente era solamente questa piastra. Noi abbiamo aggiunto la catena, abbiamo fatto questo gioco, questo lavoro e abbiamo aggiunto il ciondolo e quindi insomma su per giù la stessa cosa pensiamo di fare anche con questa piastra. Sono molto carine, sono sullo stile etnico indiano e quindi sono utilizzabili in vari modi. Questo come semplice ciondolo oppure ecco, abbiamo intenzione di trasformarlo in una collana perché qui aggiungeremo qualcosa poi nel corso d'opera. Iniziate a vedere un pochino lo svolgimento di quello che abbiamo in mente. Allora, cose sfiziose, questi sono degli extra, c'è sempre un extra ogni qualvolta noi andiamo ad acquistare i materiali per le nostre creazioni. C'è sempre un extra perché? Perché questa bancarella offre praticamente delle cosine veramente carine ad un prezzo accessibilissimo. Si usa questo termine? Adesso se c'è qualche docente mi mette zero in italiano. Va bene. Allora, tutto a 1 euro, proprio spese pazze, spese folli, fuori tutto, la serie fuori tutto, no? Quando scrivono quei cartelli fuori dai negozi. Allora, potevamo lasciare lì anche queste cose, guardate quanto è carino questo. E qui c'è la calamita, adesso, non, ecco, ci sono riuscita. Ok, poi abbiamo quest'altro bracciale. Che una serie di questi bracciali l'ha fatti anche Rick, però vabbè, comunque questo l'ho acquistato lo stesso. Niente, poi ho intenzione di abbinarci anche questi pendenti. E poi c'erano questi orecchini qua,
n'erano due paia, io però ho scelto questi perché questi si differenziano dall'altri, perché gli altri erano solamente bianchi, non c'era questo gioco di colori, quindi somigliavano un po' già a un vecchio paio di orecchini. Vedete come sono belli? Quindi spesso e volentieri girando per i mercati, come vi dico io, a pochissimo, a bassissimo prezzo, si può benissimo acquistare bigiotteria, cambiare look, creare un outfit particolare. E niente, io spero che anche questo video haul vi sia piaciuto. Noi ci aspettiamo ai prossimi appuntamenti, sempre qua sul nostro canale. Vi aspetto con i bijou di Rick su Instagram, sulla pagina Facebook. Continuate a seguirci, invitate anche i vostri amici ad iscriversi, perché no? E se vi fa piacere, se per caso siete, non siete iscritti, ma siete passati solo così a curiosare sul nostro canale, iscrivetevi per essere sempre aggiornati su tutto ciò che proponiamo. Ciao e alla prossima!